Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il 25 novembre di un anno fa il mondo rimase sconvolto dalla prematura morte del giocatore più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, il re di Napoli. Maradona è mito e leggenda, vive e vivrà per sempre nella Napoli che ha contribuito a renderlo immortale. Fu amore a prima vista tra la città e Diego. Il suo arrivo fu celebrato con grande entusiasmo in un San Paolo. Ora Diego Armando Maradona, gremito di tifosi, che pur di assistere alla presentazione ufficiale del calciatore più forte di tutti i tempi, si sottoposero ad ore ed ore di attesa. Il Pibe de Oro, il calciatore argentino che ha portato la sua nazionale a vincere i mondiali del 1986 da solo, consacrandolo così come re del calcio. Ha fatto vincere anche due scudetti al Napoli di Ferlaino, il presidente dei presidenti che ebbe l'intuizione di portare a soli 24 anni Maradona a Napoli per una cifra pazzesca, esorbitante per quel periodo, ma il suo tifo appassionato gli ha dato ragione. Scudetti che sono ricordi indelebili per la città e tanti tifosi sparsi per il mondo. Ad un anno dalla sua prematura morte, il mondo lo ricorda. Tante le iniziative, gli omaggi, ma nessun ricordo può prescindere dalle sue giocate magiche. Il mondo ricorda Diego Armando Maradona ad un anno dalla sua scomparsa nel piazzale antistante. I varchi d'ingresso del settore distinti dello stadio a lui intitolato è stata posizionata la statua che ritrae il fuoriclasse argentino realizzata dall'artista Domenico Sepe. Non poteva non cominciare dai quartieri spagnoli, il D-Day, il giorno di Diego Armando Maradona. A un anno dalla sua scomparsa, ha avuto la sua prima tappa nei quartieri spagnoli, dove il famoso murale è diventato ormai un luogo di culto a tutti gli effetti e dove già da ieri sostano gruppi di tifosi del Boca Junior arrivati dall'Argentina. Tra maglie giallo-blu e azzurre dei tanti napoletani presenti, si è dovuto far largo a Aurelio De Laurentiis, per il patron del Napoli che ha omaggiato la gigantografia e l'altarino con un cuscino di fiori azzurri con impresso il numero 10. È stata la prima volta nello slargo diventato negli ultimi 12 mesi la Mecca per i fedeli della Chiesa maradoniana. Oh, lui è unico. Edo. Edo. Non c'è attore che lo possa imitare o identificare. Lui è il Pibe de Oro, che sempre lo rimarrà. Io rinnovava il contratto a Maradona, Presidente. L'evento clou del primo anniversario della morte del Pibe era però l'inaugurazione della statua davanti al settore distinti dell'ex Stadio San Paolo, dove sono intervenuti Diego Junior con i nipotini di Maradona e gli ex compagni del Napoli degli Scudetti con l'ex presidente Corrado Ferlaino. Ma la bellezza di Diego non è quegli anni, è gli anni dopo, quando si è smesso di giocare, è lì che ho apprezzato la persona, chiaramente anche prima in campo e al di fuori, però poi quando il calcio era finito, il calcio diciamo dentro il campo di gioco era finito, lì ho avuto la fortuna di conoscere una persona straordinaria. Ma voluto ancora in mezzo a noi e abbracciarlo ancora. È successo questa disgrazia e ci dispiace veramente molto, però comunque, come hanno detto tutti, stanno dicendo che poi la realtà Diego è indimenticabile, sarà sempre in mezzo a noi e sarà sempre acclamato non soltanto dai tifosi napoletani ma dai tifosi di tutto il mondo, perché lui era amato da tutti. Ma significa riconoscimento a un periodo fantastico, quasi una favola direi, no? Perché aver vinto a Napoli nel sud per la prima volta e avere il giocatore più grande di tutti i tempi è un qualche cosa che ci gratifica e ci rende orgogliosi, no? Perché ancora adesso, dopo 30 anni, ancora si ricordano. Oggi giornata contro la violenza sulle donne, troppe ancora le donne vittime. Sono dati impressionanti, bisogna assolutamente creare una rete per sostenerle.
Sono 89 al giorno le donne vittime di reati di genere in Italia e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti familiari. Questi i dati che emergono da uno studio risonato oggi nel giorno della Giornata Mondiale contro ogni forma di violenza sulle donne. Nell'andamento degli omicidi di donne rispetto agli omicidi di genere è stata registrata una leggera flessione. Se nel periodo gennaio-agosto 2020 le donne vittime di femminicidio erano il 48% di tutte quelle uccise, nell'analogo periodo del 2021 l'indice scende al 41%. Una magra consolazione, ma comunque un inizio. Nel 72% dei casi l'autore però è il marito o l'ex marito. In un caso su due ha utilizzato un'arma da taglio. Il 70% delle vittime erano italiane. Il tasso più alto di donne che si rivolgono alle forze dell'ordine per le richieste di ammonimento si registra nelle regioni del sud Italia, Campania, Calabria e Sicilia su tutte. Gabriella Peluso lancia l'allarme. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. 109 femminicidi in Italia dall'inizio dell'anno. È evidente che le misure fino ad oggi adottate non sono state sufficienti. Non è bastato il codice rosso, non sono bastati gli appelli ad una rivoluzione culturale che evidentemente è tutt'altro che compiuta. Occorre fare di più, intervenire sul codice penale e di procedura penale. Arresto immediato per gli autori di violenza sulle donne, ergastolo per gli autori di femminicidio ed esclusione dei benefici penitenziari. Celebriamo il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con atti e scelte concrete per eliminare davvero definitivamente questo tragico fenomeno. A Napoli diverse le iniziative per sensibilizzare soprattutto i più giovani. Nel complesso San Domenico Maggiore l'evento Abbi cura di te, organizzato col patrocinio di Comune e Fondazione Polis. Ai nostri microfoni Cristina Salvio. È un fenomeno molto trasversale, adesso come adesso, che attraversa tutte le fasce d'età e ovviamente tutte le classi sociali. È assolutamente un grido, ma questo grido deve avere una eco che continui singolarmente ogni giorno. Quello che ci tengo a dire è questo: l'impegno deve essere sicuramente un impegno sociale dell'individuo, perché sicuramente il governo e la magistratura, che già tanto fanno, ma c'è bisogno di una rete, di una collaborazione, dove però adesso noi siamo chiamati a sensibilizzare, siamo chiamati a impegnarci ognuno di noi in prima persona affinché un piccolo pezzetto possa essere salvato. E sicuramente questo può costituire oggi, ma soprattutto nel futuro, un'attività che oggi è di prevenzione ma che domani sarà di contrasto. Nella giornata internazionale contro femminicidi e maltrattamenti alle donne siamo molto contenti di avere in collegamento con noi Valentina Flagello, sorella di Arianna, vittima di femminicidio. Salve, grazie Valentina di essere in collegamento con noi questa mattina, una giornata così importante dall'alto valore simbolico. Grazie a voi innanzitutto, bisogna dare voce a tutte le donne che ancora possono averla, la voce, a quelle che non ce l'hanno più. Certo, c'è da dire che questa è una giornata importante perché bisogna parlare delle violenze, bisogna cercare di fare uscire le donne dalla paura, ma questa giornata va raccontata con la concretezza delle azioni e noi abbiamo un risultato importante dal punto di vista giuridico. Arianna, la Cassazione ha confermato la condanna a 19 anni per l'ex compagno Mario Perrotta. Non fu suicidio, ma i maltrattamenti la indussero a buttarsi da quel famoso balcone al Vomero. Come avete vissuto questa esperienza drammatica, che però ha un risvolto positivo in qualche modo? Proprio così. È stato terribile affrontare tutto il processo. Sono stati 5 anni veramente di inferno, ma tutto questo ha dato almeno un senso. La sentenza dell'altra notte è una sentenza importantissima che servirà a tutte le altre donne e probabilmente anche a tutti gli altri uomini che pensano di poterla far franca. Non è così, non ci sono solo i lividi visibili sulla pelle, ci sono i lividi dell'anima che vengono puniti allo stesso modo, e questa sentenza ci parla di questo. Mia sorella, se non fosse stata umiliata, denigrata, annullata come persona, annullata come donna, come compagna, non avrebbe mai commesso quel gesto. L'hanno detto tutti, non era un gesto che poteva essere associato a mia sorella.
Se questo è successo solo per la situazione in cui lui l'ha ammessa e come tale è stato punito. Tua sorella non era assolutamente depressa, era semplicemente una persona vessata. Sembra paradossale ciò che sto per dire, ma talvolta la violenza psicologica è ancora più grave perché è più subdola della violenza fisica. Magari se ci capita di incontrare un'amica, una persona che conosciamo e vediamo qualche livido, possiamo in qualche modo cominciare un certo discorso e cercare di fare aprire il nostro interlocutore. Ma la violenza psicologica è una cosa che si vive assolutamente in isolamento. Proprio così, l'isolamento è poi una caratteristica proprio di queste situazioni. Chi ci sta accanto, che esercita questa violenza psicologica su di noi, cerca di isolarci perché gli altri diventano un pericolo, diventano persone che potenzialmente ci possono far aprire gli occhi. Quindi lo scopo è quello di isolare queste donne da tutto il resto. Mia sorella cercava infatti il compagno di isolarla anche da noi familiari, perché potevamo essere motivo di ostacolo. Certo, voi pur vivendo nello stesso palazzo, perché ricordiamo, tua sorella viveva con il suo ex compagno in un appartamento vostro, quindi chiaramente diciamo, poteva sembrare che voi potevate in qualche modo conoscere la vita così pazzesca che tua sorella stava conducendo, ma purtroppo, insomma, le persone vittime di violenza psicologica si chiudono profondamente anche ai familiari. Si chiudono e in più cercano anche proprio di mascherare. Il suo sforzo continuo era quello di non far trapelare all'esterno, con noi familiari, con gli amici, tutta la tragicità della loro storia. Quindi io immagino questo stato in cui mia sorella è vissuta per anni, quindi di sofferenza e allo stesso tempo poi con questo desiderio di mascherare all'esterno tutto quello che lei viveva. Quindi è complicatissimo, anche se noi abitavamo nello stesso palazzo, anche se al lavoro c'erano i colleghi che la vedevano ogni giorno, gli amici la sera, ma è difficilissimo capire perché lei ovviamente cercava sempre di sminuire l'importanza delle cose, i comportamenti del compagno. No, ma lui è solo nervoso, no, ieri sera era perché c'era un motivo, l'altra sera c'era un altro motivo, c'era sempre una giustificazione a tutto. E quindi c'è proprio l'impotenza di chi sta accanto a volte, perché parliamo comunque di una donna di 32 anni. Quando lei cercava di nascondere degli atteggiamenti di lui, noi non potevamo che starci, perché qualche volta che provavamo a dire la nostra, ovviamente lei si ritraeva ancora di più. Quindi io mi rendo conto che è difficile anche per tutte le persone che stanno accanto, però ci vuole perseveranza per chi sta vicino e soprattutto facendo anche un po' riferimento a tutte queste cose che ora si sentono, le donne devono capire che non sono sole, che la strada non è facile perché chi si trova in questo circolo vizioso di queste storie così, veramente è un incubo. La strada è difficile, però ci si può salvare, ma non da sole non si salvano, quindi devono iniziare a parlare con un'amica, a denunciare se hanno la forza, ma soprattutto devono sapere che non sono sole. C'è sempre quella speranza, la speranza che forse Arianna non ha visto, pensava che non ci fosse più alcuna speranza, le aveva tentate tutte, E ma non bisogna è così. sempre, certo, e bisogna avere anche fiducia nella giustizia, perché questa sentenza testimonia che voi in questi 5 anni di profondo dolore non avete mai chiesto vendetta, avete soltanto parlato di giustizia, perché chiaramente, insomma, la vendetta non è che vi restituisca Arianna, nessuna sentenza lo potrà fare, però giustizia per far sì che Arianna non sia morta, diciamo, inutilmente, ma possa essere uno strumento, la sua morte, per salvare tante altre donne da queste situazioni drammatiche. Assolutamente sì, è proprio la giustizia, quindi in 3 gradi di giudizio, dai giudici alla giuria popolare, al pubblico ministero, il procuratore, tutti ci hanno accolto, preso per mano e fatto capire quello che mia sorella aveva vissuto, dando a chi era il colpevole la giusta punizione. Quindi non vendetta, assolutamente, non avremmo mai risolto nulla, ma la giustizia, veramente, quindi con la
proprio col senso proprio stretto nel senso stretto del termine. La Quindi giustizia con la G maiuscola, dico io. In realtà il pubblico ministero aveva chiesto per l'ex compagno di Arianna 14 anni, pena che poi è stata aggravata proprio perché c'erano delle testimonianze inequivocabili, insomma non si poteva pensare a un suicidio. Con te mi piacerebbe commentare un'altra sentenza che, per quanto faccia molto discutere, io trovo profondamente giusta nei confronti di Alex Pompa, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre e per difendere in sostanza anche i fratelli da una vita di violenza, un inferno. Io credo che Alex la sua pena e la sua colpa l'abbia già pagata abbondantemente. Questa sentenza che lo assolve gli restituisce una vita tutta da ricostruire su una sofferenza incolmabile. Infatti, sono perfettamente d'accordo, quindi siamo sulla giusta via, cioè la giustizia inizia a vedere con oggettività le cose. Qualcuno in questi anni ha detto, nel caso insomma di Arianna, ma 19 anni nemmeno per un omicidio. Attenzione, questo è stato un omicidio, e se le altre pene sono state ingiuste non vuol dire che questa non lo sia. Quindi questa è stata giusta, l'assoluzione nel caso che ho appena citato è stata giusta, quindi la giustizia inizia a stare vicino a noi, cosa che forse finora ci è mancata, ma con una conoscenza anche più approfondita, no, di alcune tematiche, di alcuni argomenti, secondo me stiamo arrivando proprio ad essere sempre più uniti come cittadini, come popolo. Io mi sono sentita proprio presa per mano dallo Stato in questa sentenza e vorrei che fosse sempre così, ma ovviamente vorrei che sentenze di questo tipo non ce ne fossero più, che non ci fossero più questi tipi di reati. Ma purtroppo così non è, e quindi almeno le donne devono sapere che non sono sole. Certo, le donne devono uscire dalla paura e dobbiamo insomma impegnarci tutti perché questo accada, e il 25 novembre non deve rimanere un giorno per celebrare la violenza contro le donne, deve essere ogni giorno una lotta continua per cercare di aiutare le tante donne che chiaramente molto spesso sono anche in una posizione di svantaggio economico, per cui anche questo è un elemento importante, bisogna aiutarle anche in questo senso per uscire da una vita d'inferno che potrebbe portare alla distruzione loro e delle loro famiglie. Sì, proprio così. Allora, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona vita a te e alla tua famiglia e speriamo che nel ricordo e nel rispetto di Arianna voi riusciate a stare vicino a tante donne vittime di violenza, perché hanno bisogno di una testimonianza concreta, non di parole. Certo, e quello diventerà il nostro obiettivo. Grazie, ciao. Grazie. Arrivederci. A voi. Emergenza coronavirus, cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi in tutto il mondo, anche in Italia, anche in Campania. La situazione è peggiorata nelle ultime settimane, c'è bisogno di rigore, di senso di responsabilità, ma soprattutto c'è bisogno di incentivare la campagna vaccinale anche con iniziative di solidarietà. Obbligo vaccinale e terza dose. Estensione dell'obbligo del vaccino a nuove categorie. Istituzione del Super Green Pass a partire dal 6 dicembre, rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. Sono questi i quattro ambiti di intervento previsti nel decreto legge varato oggi, che detta misure urgenti per evitare che la pandemia dilaghi anche nel nostro paese. La durata della validità del Green Pass passa dagli attuali 12 mesi a 9. L'obbligo del Green Pass viene esteso a ulteriori settori, alberghi, spogliatoi per le attività sportive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6 dicembre arriva il Green Pass rafforzato e varrà soltanto per coloro che sono vaccinati o guariti, e servirà per accedere anche all'interno di teatri, spettacoli, eventi sportivi, stadi, feste e discoteche, nonché le cerimonie pubbliche. Intanto l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha raccomandato di concedere un'estensione di indicazione del vaccino Covid Pfizer BioNTech anche per i bambini compresi dai 5 agli 11 anni.
Ieri, intanto, a Napoli è stato aperto un ennesimo punto vaccinale all'interno della farmacia solidale di Bianca Iengo. A benedire gli spazi, il vescovo Don Mimmo Battaglia. Nasce proprio come desiderio di includere tutti coloro che sono rimasti un po' esclusi da quelli che sono i piani di prevenzione e a tutela della salute come il ciclo vaccinale. Infatti tante prime dosi abbiamo come richiesta di tutti coloro che avevano problemi, soprattutto a livello burocratico, ma anche linguistico, per motivi linguistici o culturali non riuscivano ad accedere alle normali, diciamo, hub che si sono offerte in maniera anche molto ampia, quindi, no, per accogliere un ampio numero di persone. Forse questo, arrivando in maniera più capillare, già attraverso il servizio di farmacia solidale, Gocce di Carità della diocesi, in effetti è riuscita ad arrivare anche al piccolo che comunque ha espresso questo tipo di esigenza, cioè quello di volersi vaccinare e mettersi al sicuro anche in questa pandemia. Presente anche il direttore della ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che lancia l'allarme sul contagio a scuola. La scelta di tenere aperte le scuole è una scelta importante, assolutamente condivisa, certamente ci vuole il massimo controllo, le linee guida del Ministero e gli indirizzi della Regione Campania ci servono ad essere più attenti e quindi ad ogni caso indice positivo in ogni singola classe, noi tamponiamo tutta la classe sia il giorno dopo il famoso T0 e anche 5 giorni dopo il T5. Al frullone vengono convocati, oggi abbiamo 800 tamponi, quindi significa tante classi in cui ci sono stati soggetti positivi. È uno sforzo importante, ma stiamo affrontando anche questo con grande determinazione. Siamo in collegamento con Vincenzo Varriale, segretario regionale dei Moderati in Campania. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, segretario. E grazie a voi. Allora, segretario, sono tante le questioni sul tappeto da risolvere. Una città che deve rilanciarsi dopo la vittoria alle amministrative del nuovo sindaco Gaetano Manfredi, appoggiato da una larghissima coalizione, 13 le liste a suo sostegno. Adesso il buon sindaco dovrà cercare la quadra perché chiaramente dal sostegno anche in consiglio comunale possono arrivare le buone iniziative da portare a casa. Ci riuscirà secondo lei? Sarà un compito difficile? Io ho la certezza di che questa cosa andrà avanti e andrà avanti anche bene. Certo, non con le difficoltà del caso, perché sappiamo benissimo che gestire questa città non è una cosa semplice, è una città complicata che viene ovviamente da anni e anni e anni di abbandono, io direi quasi totale, sotto il profilo, sotto vari aspetti. Pertanto avere una figura come Manfredi che con grande convinzione, con grande capacità e grande volontà di cambiare e di mettere un punto sul passato e iniziare con una nuova visione, con una visione ben precisa di città, questo sono certo, insomma, che andrà avanti anche con determinazione. L'abbiamo visto anche nelle prime battute post proclamazione, insomma. Certo, noi seguiremo naturalmente le evoluzioni politiche locali e nazionali. Intanto la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci, buona giornata. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili sia iOS che Android, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.